Ben ritrovati, amici tifosi biancoscudati. Ragazzi, è un giorno molto importante per quanto riguarda il nostro amato Calcio Padova, perché finalmente abbiamo le date ufficiali della prossima stagione. Abbiamo sotto mano il calendario per quanto riguarda la stagione 2023-2024, che inizierà, aprirà le danze il prossimo 3 settembre con la prima giornata di campionato. Quindi manca meno di un mese finalmente al gong iniziale a concludere questa lunga, estenuante estate che sta passando mese dopo mese. Siamo già alla seconda settimana di agosto, quindi calciomercato che è grande protagonista in queste settimane, in questi giorni, insieme anche alle prime uscite stagionali, con una Padova che prima ha perso in quel di Folgheria contro il Lecce 4-0, il successo di misura contro un'altra squadra di Serie C nel girone B, la Torres di misura il successo in quella di Pieve di Cadò e poi il pareggio 1-1 contro il riammesso Brescia in Serie B e poi il successo sabato pomeriggio in quel della Baracca contro il Mestre. Le ultime due uscite in queste amichevoli estive. Domani, quindi siamo alla vigilia della testa in quella del Aldo Edino Ballarin di Chioggia Sottomarina contro l'Union Clodiense di Antonio Andreucci e poi in quella di Abano contro il Campo d'Arsego. Allora, parliamo di questo girone A. Albino Leffe, Alessandria, vecchi ricordi, brutti, bruttissimi ricordi. Arzignano, Atalanta, Under 23, la grande novità di questa stagione, Fiorenzuola, Gian Erminio, Vicenza, Legnago, Lumezzane, Mantova, Novara, appunto i biancoscudati, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sestro, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina e Virtus Verona. Questo il girone A di 16. A mio modo di vedere, a mio avviso, un girone nel complesso comunque alla portata, molto mediocre secondo il mio punto di vista, in cui Vicenza, Triestina e appunto il Padova partono grandi favorite per il successo finale. Quindi le tre formazioni del Triveneto a giocarsi la promozione in Serie B. Ma andiamo a parlare del calendario, appunto. Prima giornata, il Padova esordirà il prossimo 3 settembre in quel di Mantova contro la formazione lo scorso anno allenata da Andrea Mandorlini, con il quale si era conclusa la stagione sportiva. Quindi Mantova-Padova sarà l'esordio dei biancoscudati il prossimo 3 settembre. La prima partita casalinga, invece il 10 settembre, allo stadio Euganeo, sarà un derby tutto Veneto contro l'ex di turno Pelagatti, appunto il Legnago. Terza giornata, 17 settembre, Alessandria contro Padova. 20 settembre, quarta giornata contro un'altra rivale storica, il Novara contro un'altra formazione piemontese. Quinta giornata, 24 settembre, Padova contro Virtus Verona, contro la formazione che ci ha eliminato lo scorso anno, il secondo turno dei gironi nei playoff. Sesta giornata, 1 ottobre, Trento contro Padova. Settima giornata, 8 ottobre, il Padova che affronterà allo stadio Euganeo la Pro Patria. 15 ottobre, ottava giornata, Pro Sesto contro Padova. Nona giornata, 22 ottobre, Arzignano contro Padova. Decima giornata, il prossimo 25 ottobre, Padova contro Renate.
Undicesima giornata, il derby dei derby, 29 ottobre, Vicenza contro Padova. Il ritorno allo stadio Euganeo invece il prossimo 6 marzo. 12esima giornata Padova, Gian Erminio. 13esima giornata Albino Leffe contro Padova. 14esima giornata, 19 ottobre, Padova contro Provercelli. 26 novembre, Pergolettese contro Padova per quanto riguarda la 15esima giornata. 16esima giornata, 3 dicembre, Padova contro Lumezzane. 17esima giornata, la terz'ultima, e la prossimo 10 dicembre, Atalanta Under 23 contro Padova. Penultima giornata, Padova contro Fiorenzuola il prossimo 17 dicembre, e poi il prossimo 23 dicembre, ultima giornata, altro derby imperdibile, il derby della Parona, il derby della Nord-Est, Triestina contro Padova. Ultima giornata invece datata per il prossimo 28 aprile allo stadio Euganeo, Padova contro Triestina. Questo il cammino, quello che sarà il destino, il cammino dei nostri amati biancoscudati. Quindi assolutamente voglio un commento qui sotto al video per quanto riguarda il pronostico, per quanto riguarda le prime considerazioni, opinioni di quello che sarà il futuro, il cammino dei biancoscudati nel girone A di Serie C. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!